Ciao ragazzi, eccoci con i migliori in campo della partita di United contro Nicola Patano. Finita per un grosso divario per a favore del Nicola Patano, migliore in campo Armando Scognoio. Partiamo però dal migliore dei suoi, Vincenzo Nazzaro. Vincenzo, una buona partita fino a un certo minuto del primo tempo, poi dopo vi siete sfasciati voi e hanno giocato anche bene loro. Qual è stato secondo te la cosa? C'era un po' di tensione in mezzo al campo. Quando c'è attenzione non si gioca bene, non si gioca a pallone. Questo è vero, l'abbiamo notato tutti, ma da che diviso secondo te? Dal fatto che fino adesso probabilmente ancora dovevate incontrare una bella squadra forte, perché comunque nulla togliere allora. Sì, sì, però incide anche molto l'arbitraggio. Ah, non ti è piaciuto, ti ha lasciato un po' a desiderare. Però comunque non penso che possiamo imputare la sconfitta Vincenzo, comunque posso dire l'episodio che ho visto io dall'ultimo calcio angolo, quasi è sfiorato il gol, quindi comunque sei stato uno dei pochissimi, degli ultimi a mollare, ci hai creduto fino alla fine. Peccato per Salvio Salzone, che è un amico, prima che un vostro compagno di squadra se è uscito dal campo, ma credo che la settimana prossima sarete tranquillamente 0-0 palla al centro, anche a livello di gruppo. Perfetto Vincenzo, comunque una prestazione in parte buona da salvare, però ovviamente io farei ammenda sul punto di vista mentale sulle prossime partite, vero? Vincenzo, complimenti per il tuo premio migliore dei tuoi, alla prossima, ciao. Armando Scognamiglio, la medaglia per te del migliore in campo di questo match. Ha iniziato subito a raffica facendo tutti i gol, probabilmente ha aiutato anche a demoralizzare gli avversari. La tua prestazione, venivi da un'ottima prestazione contro i Teot, che erano veramente un'ottima squadra. Due buone gare per Armando e per Nicola Patano, state crescendo, è questo che vuoi vedere o manca ancora qualcosa? Sì, stiamo acquisendo solidità nel reparto difensivo e siamo bravi a sfruttare ogni palla che ci capita in avanti. All'inizio un po' titubanti, se posso dire la mia, perché voi siete sempre stati, a parte tu ovviamente, siete sempre stati abituati a giocare a 6. Francesco, Salvatore, tutti quanti, Davide eccetera, tutti quanti a 6. A 7 dovevate iniziare a trovare un po', grazie ai collaboratori per i rumori fuori campo, dovevate trovare ancora un po' l'amalgama e gli spazi giusti a 7. Infatti credo che abbiamo buttato la prima partita, perché poi dalla seconda in poi abbiamo ingranato e da lì poi... Quindi sarà sempre un crescendo, secondo te. Speriamo di sì. Se va così, ovviamente, sicuramente puntate ad arrivare molto alto. Non diciamo niente, non diciamo obiettivi. Per scaramanzia no, però possiamo dire la nostra prima vita. Perfetto, dopo gli eloquenti gesti del portiere Vincenzo, passiamo alla dedica di questa medaglia. La dedico come sempre alla mia squadra. Perfetto, complimenti Scognamiglio, di nuovo migliore in campo. Alla prossima, ciao.